Ecco, guarda adesso. L'arte del servire il vino. Eccoci qua, siamo alla cantina Aldeno, da Jesolo Lido alla cantina Aldeno, dove c'è il Merlot. Adesso arrivano, vanno nella pesa pubblica, questa è una cantina sociale, arrivano là nella pesa pubblica dove c'è un braccio che misura la gradazione dell'uva. Beh, è chiaro. Qui va tutto diverso, capito? Cioè, per tutto il tempo che ho guidato, non so se rendo l'idea, la mia UAZ è sempre la mia UAZ. Freno a mano, marce, ops. Inserita per tutto il tempo, guidi così. Automatico, attenzione. That's it. Hai capito? Comunque, come funziona? Cioè, è tutto automatico. Schiacci questo, si apre il finestrino. Schiacci quest'altro, si tira su. Questo qui per chiudere i finestrini. Cioè, è tutto a pulsantini, capito? Non solo, ma poi alla sera, dal deflettore, no, come si chiama? Specchio retrovisore, si accende la lucina, ti fa il segno della mini minor. Ma proprio... è tutta un'altra vita. Non solo, ma anche i consumi. Allora, cioè, con un pieno da qua sono arrivato fino a Venezia, capito? Con la Watts, col Watts che ci arrivi fino a Venezia, con un pieno, non ti basta, ne devi fare quantomeno due, capito? Non solo, ma anche... ecco, diciamo che sei stanco, vai dietro, dormi. Qui invece non ti stanchi, con la mini non ti stanchi e arrivi in tempi brevi. Brevi. Arrivi in tempi minori, insomma, parti quanto? 6 ore e sei arrivato. Con la Watts ti devi pensarci un attimo, sperando che tutto vada per il meglio. Insomma, la Watts è una macchina che va bene, io non lo so quelli che la camperizzano, ma a mio parere la Watts è una macchina che va bene per girare per le campagne, per la zona vicino, ma per fare i lunghi viaggi c'è gente che li fa. Caspita, ho conosciuto uno con una vecchia Watts che si è fatto tutta l'Africa. E mi ha detto che se dovesse comprare un'altra macchina, tornerebbe sulla Watts, però non conosce quelle nuove. Quindi molto probabile che queste qua vecchie siano davvero di altra concezione. In ogni caso, qui, ecco, non devi guardare il telefonino, ma hai direttamente lo screen. È tutta un'altra vita.
parti, arrivi e guidi esclusivamente con una gamba e un braccio. L'altro non ti serve, non lo usi. Sì, se devi fare la retromarcia, tac, devi mettere in parcheggio, tac. Però finisce lì, insomma. Volante piccolino, postazione di guida mezzo sportiva, no? Molto comoda. Non che la Watts sia scomoda, però sui lunghi viaggi si sente. Si sente la differenza. Infatti devi fermarti a dormire. Insomma, i tempi con la Watts cambiano totalmente. Proprio si raddoppiano. Le vacanze sono più lunghe. E anche il consumo è più grande con la Watts. Bisogna proprio prenderlo in considerazione. Pensavo che più o meno con tra la Mini e la Watts i consumi arrivassero ad essere più o meno uguali, ma invece col Watts che sono uguali. Cioè con la Watts quantomeno usi il doppio. Sono cose da prendere in considerazione. Capito? Dove andiamo? Alla Vodigovice? Di là? Di là. Ah, even better. Perché devo andare dall'altra. Vabbè, that's it. Questo è quanto. Qui tutti i pulsantini a destra. Tutto. Poi il quadrante. Vabbè, il quadrante qua ti dice quanti chilometri puoi fare, quanti te ne sono rimasti, quanti puoi cambiare, insomma. È stata una mini vacation. Oh, 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 oh. Però, però bisogna dire che se andavo con la Watts, prendevo la tenda, avevo preparato il fornellino, si poteva fare anche con la Mini, però cambiava tutto e comunque poi in Sardegna pioveva e allora diciamo che è andata, non ci sono mali che vengono per nuocere. Ecco, un'altra cosa che ha questa Mini è anche, come si chiama, il sportivo, automatico, sportivo e manuale. Ma io la metto sull'automatico e via. Sullo sportivo ha molta più grinta, consuma di più, ha molta più grinta, molto più power, grande macchina, devo dire. Cos'altro? Nient'altro. Ah, questi qua anche simpaticissimi per l'aria. Ah, questa ha anche l'aria condizionata, ma che scherzi. Cioè, poi questi qua, tic tic, si sente il tic tic. Insomma, devo dire che tutta la macchina è fatta molto professionale e volendo si possono anche cambiare le lucine, visto quelle lì che sono di colore blu adesso, però non mi ricordo più dov'era. No, questo qui è quello. Adesso non mi ricordo dov'è. Ah, no, quello lì. Ah, deve essere quell'altro. Vabbè, dopo lo faccio. Comunque le lucine si cambiano in più colori. C'è il verde, la rosa, insomma, c'è tutta la tonalità, no? E così cambi. E il quadrante è anche spettacolare, sia per il volume che per riscaldamento si accende. Dai. Devo dire che è molto. Ha sedili riscaldabili, anche la Watts ha i sedili riscaldabili. Insomma, una signora macchinina della BMW, ma mica niente, capito? Mica una Watts. Certo, quando la porti a fare il tagliando, una volta all'anno, o comunque dopo quanto mi sembra 10.000 chilometri, il prezzo si fa sentire. Insomma, comprare una macchina non è mica più tanto conveniente.
Conviene andare in bici, ma dove vai? Se devi andare da qualche parte distante, non è che prendi l'aereo oppure prendi il treno. Sì, ma se devi comprare delle cose in aereo è un casino. Nel treno pure devi portarti tutte le valigie, sulla macchina quantomeno carichi e eccetera. Capito? Insomma, è un po' tutto un che devi. Vai di qua, ti compri questo, vai di là, porti quest'altro, no? Se io per esempio la Watts la uso anche per spostare materiale, no? Traslochi, Madonna quanti traslochi che ho già fatto. E che siamo pieni di cose, siamo veramente un casino. Siamo carichi di cose, materiale, ci portiamo di tutto, nelle case le riempiamo all'inverosimile. Non si può. Dov'è che devo andare? Fuck, non mi ricordo più. Ah sì, di là. Ogni tanto devo mettere a fuoco la strada su dove devo andare. Non so se capita, però devo mettere a fuoco. Dov'è la strada per arrivare a quel negozio? E quindi niente. E questo? Guarda questo. Mia, che roba, proprio una cosa incredibile. Madonna, che gente che c'è. Fuck it. Ci sono personaggi che guidano qua che sono veramente da chiesa. Porca miseria. Sì, ciao. È ancora là, guarda. Suonano. Ma che suoni? È ancora là fermo che deve decidere da che parte girare e suona. Oh! Zero, hanno poca empatia, mancano proprio di carattere nella guida, sono, come dire, lasciamo perdere. Tanto per darti un'idea. Qui. E qua è una tragedia. Tutto di là. Adesso c'è il manutentore che sta ribaltando, cercando di coprire, ma lassù è una cosa micidiale. Qui siamo nel villaggio. Guarda. Oramai piove, quindi rimetto le Collins. Queste qua via, che sono orribili queste qua. Anzi, adesso gli chiedo se me le comprano. Perché troppo piccole, sul bagnato tengono pochino, e nello sterrato tengono ancora di meno. E quindi se riesco gliele do. E rimetto queste Collins che vanno benissimo. Purtroppo in una c'era un chiodo, non so come mai. Però fa che e via, e così mettiamo un'altra. Panorama della zona del gommista. Fatto. Mi sento molto meglio. Ho rimesso quelle lì, ho venduto le altre e meno male. Eccole lì. Queste vendute e ho rimesso le altre nice and beautiful. Appena posso devo alzarla sta macchina. Magari intanto che gli faccio fare quel lavoro la faccio anche alzare. Mo' vediamo.
La benzina speriamo dovrebbe aumentare. Mi conviene metterla adesso. E tanto quanta ne posso mettere? Cioè non è che posso fare i salti mortali. Quella che posso mettere metto e dopo è inutile, bisogna affrontare il destino come viene. Per ora costa 6,47 e non è male. E anche il gas 2,93 è già aumentato, ma comunque meno che non in Italia. Anche la benzina. Sembrano piccoline queste ruote del camion, ma sono belle potenti. Quando non sai che cosa fare dal gommista. Non so se si vede, ma credo di sì. Ecco laggiù c'è Extreme 4x4, Extreme 4x4. Off-road center, lì lavorano mainly sulle Toyota, hanno un po' poi altre macchine, però mainly sulla Toyota. Lì la macchina a sistemare non la porto perché quella è la boutique dell'off-road, carissimi. Non potrei mai fare il gommista, è troppo duro questo lavoro. Grande rispetto per i gommisti, mamma mia quanto lavora, trasmonta, rimonta, cerchioni, peso delle gomme. Ecco, va bene il routine.